è tutto pronto per una nuova puntata di Amici 18. L'edizione in corso stenta a decollare negli ascolti, talvolta sconfitto, talvolta bloccato sul pareggio dal concorrente Ballando con le Stelle. Una delle cause potrebbe riguardare la programmazione al sabato sera. Non una novità, visto che Maria De Filippi gradirebbe notoriamente ottenere altra collocazione televisiva, appello però finora rimasto ignorato. Il sabato sera i ragazzi, pubblico a cui si rivolge la trasmissione, non sono generalmente a casa. Questa potrebbe però rappresentare sì un deterrente, ma non l'unico. Sul tiepido seguito forse incide anche il casting gara, privo di personaggi davvero forti, secondo qualcuno che conosce bene la trasmissione avendovi già recitato parte attiva. Amici 18, i ragazzi in gara peccano in personalità. Lo sostiene in un'intervista al settimanale di Più Platinette, che vuole prendere parola sulla 18ª edizione del popolare format televisivo. Secondo il suo giudizio, la gara risulta bella, ma paga un'annata che non pullula di personalità. In buona sostanza, i produttori dovrebbero renderla più semplice e, al contempo, coinvolgere dal punto di vista emotivo. Poi, Mauro Coruzzi punta il dito contro alcuni tratti caratteristici del talent show che ritiene potrebbe aver stancato il pubblico. Ad Amici sembra ormai essersi dissolta l'atmosfera della scuola dell'obbligo, nel rapporto confidenziale, ma anche nelle acredini tra professori e allievi, giudici e astri nascenti della musica. A ogni modo, per la padrona di casa Maria De Filippi Platinette ha solo complimenti. Afferma che è facile immaginare quanto le costi lavorare, ogni settimana, per la sua creatura prediletta, per il figlio più amato, ormai diventato adulto. Raffaella Carrà ospite nella prossima puntata. Il sia Maria De Filippi. Nel frattempo pare quasi sicura la partecipazione di Raffaella Carrà in una delle prossime puntate di Amici 18. L'icona italiana, nel corso dell'intervista realizzata a Maria De Filippi per il suo programma A Raccontare Comincia Tu, appena concluso, ha accettato l'invito di Queen Mary e con ogni probabilità sarà ospite durante la prossima settimana. È ancora presto per dire esattamente quale ruolo ricoprirà, ma, senza dubbio, la Raffa Nazionale duetterà insieme agli allievi sulle note di alcuni delle sue più grandi hit come Tuca Tuca e Rumore. Inoltre, la Carrà è possibile che accetti anche di esibirsi con Raffaele, il suo ballerino del cuore in questa edizione. Dopo Massimo Ranieri e Albano forse toccherà forse ad un altro nome altisonante sostenere la causa di Amici 18 e innalzarne lo share.